trovate appunto a Sogliano, perché siamo gli astrofili soglianesi, e in questo periodo stiamo portando avanti un progetto molto bello, che è quello di aprire il nostro osservatorio su a Sogliano. Il 7 di aprile faremo l'inaugurazione della stagione osservativa e all'agriturismo Capoggio, che è dove ci appoggiamo, diciamo, per fare le serate, quindi siete tutti invitati all'inaugurazione alle 4 del pomeriggio. Ci sarà buffet, insomma, ci sarà l'osservazione del sole pomeriggio e, se il tempo lo permette, anche se andrà avanti la sera, con osservazioni notturne. Bene, detto questo, iniziamo. Ho messo per prima la parte un po' più ostica di matematica, ma non vi preoccupate, non è niente di scandaloso, perché i calcoli li ho fatti io per voi, però era giusto per farvi vedere come li ho fatti, perché comunque, se uno vuole sapere, vuole poterli riprodurre da sé, può farlo. Iniziamo dicendo che cos'è il calendario cosmico. Ho sentito prima qualcuno che un po' l'aveva intuito, un po' l'era andato già a vedere, però spieghiamo che cos'è e soprattutto come si costruisce. Il calendario cosmico in realtà non è un qualcosa di già fatto, ma è un'idea. È praticamente l'idea di prendere tutta la vita, l'età dell'universo, quindi poi vedremo quanto è vecchio l'universo, prendere come 1 gennaio l'inizio dell'universo e prendere come 31 dicembre a mezzanotte, adesso, il momento proprio attuale. In questo modo noi riusciamo a capire meglio in che posizione sono avvenuti le maggiori eventi, più importanti eventi che si sono susseguiti poi nella nostra storia dell'evoluzione. Ed è utile perché a volte si parla di 300 milioni di anni e noi facciamo un po' fatica con la nostra testa a pensare a un periodo di tempo così lungo, non riusciamo bene a collocarlo in linea temporale, renderci conto bene delle proporzioni di tempo. Questa cosa qui ci aiuta, perché invece un anno abbiamo un'idea di quanto è lungo, quindi se noi posizioniamo qualcosa il 20 di febbraio sappiamo in che punto dell'anno è, e questo calendario appunto ci aiuta a regolarci con i tempi. È stata un'idea di Carl Sagan, che era un divulgatore scientifico americano, e appunto comprime in un anno tutta l'età dell'universo. Quindi abbiamo detto che possiamo costruircelo noi il calendario. Basta che prendiamo un evento che per noi è stato importante, come può essere per esempio, non so, la nascita del sistema solare, cerchiamo di capire quando è avvenuto realmente, quindi quanti centinaia di anni fa, cioè centinaia di anni fa, centinaia di migliaia di milioni di anni fa magari, e poi andiamo a calcolarci il giorno del nostro anno in cui quello sarebbe accaduto. Si usano le proporzioni, quindi proporzione fatta da 4 termini. Noi dobbiamo avere un termine incognito, mentre gli altri li dobbiamo sapere, se no il termine incognito non riusciamo a ricavarcelo. In questo caso la posizione che stiamo cercando nel calendario cosmico è chiaramente l'incognita. Noi cerchiamo il giorno in cui un certo evento è accaduto. Qui ci dobbiamo mettere i giorni in un anno, 365, prendiamo un anno normale, non bisestile, ma insomma è una scelta questa. Ci servono gli anni dal Big Bang dell'evento di cui stiamo cercando il posto, e poi ci serve l'età dell'universo. E però qui abbiamo un problema. Quant'è l'età dell'universo? Boh, non lo sappiamo. O meglio, lo sappiamo più o meno. E ci sono due modi per capire quanto è vecchio l'universo. Il primo modo è studiando le stelle vecchie e cercando di capire quanto sono vecchie le stelle più vecchie. Questo per esempio è un ammasso globulare di Ercole, M13, tra l'altro la foto è di Filippo qui presente, la facciamo vedere. Qui ci sono stelle molto molto vecchie, e di solito in questi tipi di ammassi appunto si trovano delle stelle più vecchie che magari quelle sparse in giro oppure quelle appena nate nelle nebulose. Quindi andando a studiare quanto sono vecchie queste stelle abbiamo un'idea di quanto tempo può essere passato almeno dall'inizio dell'universo, e diciamo che qui ci aggiriamo tra gli 11 e i 18 miliardi di anni come stima, che insomma non è che siamo molto precisi. Però qui ci siamo ristretti su M13 tra i 12 e i 14 miliardi di anni, che è già un arco di tempo più piccolo. Poi in realtà c'è un altro modo, che è considerando la costante di Hubble.
la costante di Hubble è un numero che però ancora non è stato calcolato con precisione. E in più, oltre a questo, ci sono tante altre incognite, sono numeri difficili da trovare questi, si fanno tanti esperimenti, ma è veramente difficile arrivare a un risultato che sia sempre lo stesso. Magari si fa un esperimento e viene un numero, magari se ne fa un altro e viene un numero leggermente diverso, che però cambia di molto le cose. E la costante di Hubble praticamente ci dice qual è la velocità a cui l'universo si sta espandendo, diciamo, indirettamente. E però, anche sapendo la costante di Hubble, abbiamo un altro problema, che noi non sappiamo come è composto l'universo. Allora, noi abbiamo la materia ordinaria, io, voi, le stelle, le galassie, tutto quello che noi possiamo vedere è questo. E il resto? Questa è la materia oscura, questa fettona qui. Questa fettona gigante è l'energia oscura, e che noi non siamo ancora stati in grado di riuscire a vederle, nessuna delle due. E vedete che è parecchia la roba che non conosciamo rispetto a quella che conosciamo, eh? E questo è un problema nel determinare la vita dell'universo, come si è espanso e quando è nato. Anche perché ci sono tutte queste diverse possibilità su come può essere nato e poi evoluto l'universo. Ci può essere una decelerazione nell'espansione dell'universo, quindi l'universo è nato dal Big Bang, poi adesso si sta espandendo, ma potrebbe poi ricompattarsi tutto e riformare un altro Big Bang, magari alla fine, in una cosa chiusa praticamente. Cioè l'universo si espande, poi si richiude, poi si espande, poi si richiude. E noi in questo momento siamo nella fase di espansione. Potrebbe però succedere che l'universo si espanda e poi rimanga sempre uguale. Questo noi non lo sappiamo perché siamo in questo punto qui, siamo in un punto un po' scomodo, perché se fossimo qui sapremmo già che l'universo si sta richiudendo. L'altra possibilità è che l'accelerazione sia nulla. Cosa vuol dire? L'universo si espande sempre alla stessa velocità e quindi pian piano si espanderà sempre di più e non si fermerà mai. Quasi la stessa cosa qui, ma qui si espande sempre più velocemente e quindi continua a espandersi all'infinito. Questa, capire in quale di questi scenari noi siamo è importante per determinare l'età dell'universo, perché da qui possiamo capire quanto velocemente l'universo si sia espanso e quindi capire quanto tempo ci abbia messo a espandersi fino ai giorni nostri. E questo ancora noi non ne siamo molto sicuri. Però si è stimato che all'incirca ci dovremmo trovare a 13,7-8 miliardi di anni dall'inizio dell'universo, dal Big Bang. Noi useremo come dato 14 miliardi di anni per rendere i calcoli più semplici, tanto 13,7,8, 14 miliardi per semplificare i calcoli va benissimo tenerlo. Quindi, se proviamo a fare il calcolo, questo è il calcolo, un secondo del calendario cosmico corrisponde a 444 anni reali. Quindi i nostri 444 anni nel calendario saranno rappresentati come un secondo solo. E di questo ricordatevelo perché ci servirà alla fine. Un mese nel calendario invece corrisponde a 1,2 miliardi di anni reali. Quindi quando sentite questi numeroni enormi, dire per esempio la galassia Tal dei Tali è nata tot miliardi di anni fa, ecco, 1,2 miliardi di anni reali nel nostro calendario corrispondono a un mese, che è tanto ma non tantissimo, diciamo. Ok, adesso siamo pronti per iniziare il nostro viaggio, a partire dal 1° di gennaio. Che cosa abbiamo? Il Big Bang, chiaramente. E questa esplosione, oddio, chiaramente, non è così ovvia come cosa, perché chi ci ha pensato per primo era quello che, poveretto, se n'è andato qualche giorno fa, quel signore sulla sedia a rotelle che pensava tanto e che è arrivato a capire che questa cosa qui poteva essere l'inizio dell'universo. E poi vedremo, ci sono molte prove a sostegno di questa teoria, ma ricordiamoci che questa è una teoria, non possiamo tornare indietro nel tempo e documentare il fatto che sia realmente accaduta, però ci sono molte prove a favore, quindi è la teoria più accreditata di tutte. Bene, qui vediamo una rappresentazione artistica del Big Bang, questa grande esplosione come siamo abituati a pensarla. In realtà ho cercato di fare un disegno un po' più, diciamo, veritiero, perché io sono molto brava a fare i disegni. Questo è il Big Bang.
non c'è, vedete qualcosa? Io non vedo niente. Uno, voi sareste state lì dentro, quindi come facevate a vedere da fuori il Big Bang? Se voi eravate dentro non avreste potuto vederlo. Numero due, quando l'universo è nato era talmente caldo che la luce non riusciva a disaccoppiarsi dalla materia, quindi praticamente la luce non poteva viaggiare, l'universo era opaco, quindi c'era materia e luce tutte insieme e le due cose non riuscivano a separarsi, i fotoni non viaggiavano. Allora abbiamo detto che c'è questo Big Bang, come ci sono arrivati a capire che ci poteva essere un Big Bang? Beh, adesso l'universo si sta espandendo e l'abbiamo visto guardando le galassie lontane che stanno tendendo a un colore verso il rosso e questo vuol dire che c'è uno spostamento nello spettro luminoso della luce che ci mandano, che vuol dire che si sta espandendo l'universo. Quindi se adesso si sta espandendo, torniamo indietro nel tempo, vedremo l'universo ricompattarsi tutto fino ad arrivare a un punto solo, che è quello lì. E lì cosa c'è? Non lo sappiamo. Anche lì, qui ci sono molte cose che non sappiamo, che può essere un bene o un male, perché vuol dire che ci sono molte cose che dobbiamo ancora scoprire. Ma questa è una singolarità, i fisici la chiamano così. E cioè le nostre leggi non sono in grado di spiegare che cosa ci fosse lì dentro. Ancora non siamo in grado di spiegarla, dico ancora perché non si sa mai. Però attualmente la nostra fisica non è in grado di spiegare ciò che è successo lì dentro. Infatti il Big Bang non è la teoria dell'inizio, ma è più che altro la teoria dell'espansione dell'universo, perché il Big Bang stesso non è spiegabile. E infatti esiste solo il dopo il Big Bang. Allora molto spesso magari qualcuno mi fa una domanda, ma cosa c'era prima del Big Bang? Non ha senso come domanda, perché col Big Bang è nato il tempo. E allora come facciamo a dire cosa c'era prima se non c'era il tempo? Non c'era neanche un prima. Sono le domande un po' sì, strane. Un po', dopo si cade un po' nella filosofia. Sì, ecco, noi sappiamo che cosa è successo da questo punto qui, da quando l'universo da qualcosa è diventato grande così. E questa lunghezza è detta lunghezza di Planck, 10 alla meno 35 metri. Allora, io l'ho scritta così, che in notazione scientifica, cioè compattata, ma vorrebbe dire 0,00000 per 34 volte, 1 metri. Era un po' difficile scriverlo tutto. Che è comunque una cosa molto piccola. Però noi di lì in poi, con la nostra fisica, riusciamo a spiegare più o meno che cosa è successo. E a questo punto qui, quando l'universo è arrivato a essere grande così, la temperatura era di 10 alla 32 gradi. Anche qui, 1, 0, 0 per 32 volte gradi. Che è un bel po'. Insomma, praticamente era io, voi, le stelle, le galassie, le nebulose, tutto. Eravamo tutti lì dentro, tutti schiacciati con una temperatura caldissima. Un po' tipo io stamattina il mio viaggio in autobus che ho fatto per arrivare all'università, uguale, tutti schiacciati lì dentro, caldo, così. E la luce impiega 10 alla meno 43 secondi per percorrerla. Quindi 0,000, 42 zeri, 1 secondi per percorrerla, che è pochino. E questo è il tempo di Planck, e prende il nome appunto dalla lunghezza di Planck. Planck era un fisico, chiaramente. Ecco, adesso qui viene in aiuto il polpemo. Allora, c'è stato un momento in cui noi eravamo tutti qui dentro, che può sembrare piccolo, ma dalla lunghezza che vi ho detto prima, per arrivare a qui, lo spazio si è espanso a una velocità maggiore di quella della luce. E uno dice, non è possibile, non si può andare più veloce della luce. E i fisici hanno fatto uno strappo alla regola, hanno detto che sì, non si può andare più veloce della luce, però lo spazio si può espandere più veloce della luce. Perché in realtà non è niente che ha viaggiato più veloce della luce, è lo spazio stesso che si è espanso. Ok, ci fidiamo. E insomma, questo è successo a 10 alla meno 32 secondi dall'inizio dell'universo, quindi dal Big Bang. Che eravamo tutti qua dentro. Adesso vediamo che cosa c'era. Cosa c'era qui dentro? Era caldissimo questo universo, l'abbiamo già detto. E era talmente caldo che non c'erano gli atomi. Quello di cui noi siamo composti
le molecole, ma anche prima ancora gli atomi, non c'erano, non potevano formarsi, perché era talmente caldo che magari gli elettroni esistevano, i quark, che sono i loro componenti, esistevano, ma non riuscivano a attaccarsi l'uno con l'altro, perché era talmente caldo che non ce la facevano. Però poi, espandendosi, l'universo si è raffreddato pian piano e si sono iniziati a formare questi atomi qui, solo questi. L'idrogeno, un elettrone, un protone, il più semplice, il più abbondante. Chiaramente la natura preferisce le cose semplici di solito e quindi il più abbondante. Poi subito dopo l'elio, due elettroni, due protoni e due neutroni. Poi abbiamo il litio con tre elettroni e il berillio con quattro. Da cosa distinguiamo un atomo dall'altro? Dal numero di elettroni. Ve lo dico perché anche questo ci servirà più avanti. Quindi ricordiamoci che l'idrogeno ha un elettrone solo. Poi di quello che c'è nel nucleo ci interessa, ma per quanto riguarda il nome, diciamo, dell'elemento, non più di tanto, ok? Ah, ricordatevi che noi siamo fatti di carbonio, respiriamo l'ossigeno, qui non c'era niente ancora di quella roba lì. Tutta la tavola periodica c'erano solo quei quattro elementi. Allora, come gli è venuta di sto Big Bang di dire, ma sì, secondo me è una teoria valida? Hanno fatto degli esperimenti, ma questa cosa, insomma, la prova principale è arrivata un po' per caso, perché c'erano Penzias e Wilson, due scienziati che si sono messi lì ad ascoltare i segnali che arrivavano dall'universo con un'antenna e sentivano un rumore che arrivava da tutte le parti. Questo è avvenuto nel 1965. Sentivano questo rumore un po' sparso, non riuscivano a capire da dove arrivasse. Allora ho detto, boh, vabbè, ci saranno dei piccioni che hanno fatto la caca sulle parabole. Allora sono andati a pulirle, beh, evidentemente c'era davvero, però comunque sono andati ad ascoltare di nuovo e il rumore continuava ad esserci. E veniva da tutte le parti, non da una sorgente. Quindi non poteva essere, per esempio, una pulsar o qualcosa di lontano. Era la radiazione cosmica di fondo. Avete presente questa schermata della televisione? Adesso ormai non c'è più, c'è il digitale terrestre. Però una volta, quando non prendeva la TV, c'era il segnale del rumore. Questa è, per l'1%, radiazione cosmica di fondo. Quindi voi con la vostra televisione avete intercettato, con la vostra antenna, qualcosa dei segnali dell'universo primordiale. Vediamo un'immagine un po' migliore dell'eco del Big Bang, che è questa. E vedete con una dove c'è una temperatura leggermente più bassa, c'è disegnato in blu, dove c'è una temperatura leggermente più alta è colorato in rosso, ma comunque ci aggiriamo intorno ai 3 Kelvin, meno 270 gradi centigradi, quindi freddino, caldo ma freddino. E considerate che lo zero assoluto, quindi sotto di lì non si può andare, è 0 Kelvin, quindi siamo 3 gradi sopra lo zero assoluto, che può sembrare poco, ma comunque è abbastanza per farci vedere una cosa. E questa era la radiazione che l'universo è riuscito a mandare fuori quando da opaco, come abbiamo visto prima, è diventato trasparente alla luce. Vedete che però non è omogenea la cosa, ma ci sono delle macchie un po' più scure da qualche parte, un po' più chiare, un po', diciamo, più blu da una parte, un po' più rosse da un'altra. Dire che la densità dell'universo non era omogenea da tutte le parti, era un po' differenziata, c'erano dei posti in cui era un po' più denso e dei posti in cui era un po' meno denso. Ed è qui che probabilmente, per questo motivo, si sono iniziate a formare le galassie, dove c'era una densità maggiore. Allora, la radiazione cosmica di fondo venne rilasciata 379.000 anni dopo il Big Bang. Tantissimo! Andiamo a vedere nel nostro calendario, corrisponde a mezzanotte 1 minuto e 26 secondi del 1 gennaio. E così già abbiamo un'idea della potenza di questa scala del calendario cosmico. Che a noi 379.000 anni ci sembra una cosa gigantesca, in realtà nell'età dell'universo è successo pochissimo dopo il Big Bang. Il 10 gennaio, cosa inizia ad accadere? Nascono le prime stelle. Come abbiamo visto prima, la densità non era la stessa della materia da tutte le parti,
ma c'erano delle zone un pochino più dense e lì si sono iniziate a formare le prime stelle, dove i primi atomi un po' più pesanti di quelli che abbiamo visto prima e che ci compongono anche a noi, tipo il carbonio, si sono iniziate a formare, proprio perché nelle stelle si ha una formazione di atomi più pesanti e che ha comunque garantito la nostra vita, altrimenti con l'idrogeno non andavamo molto lontano. E saprete comunque che le stelle bruciano idrogeno ed elio, principalmente idrogeno. Perciò, come abbiamo visto prima, questi elementi erano molto abbondanti, le stelle sono nate quasi subito, infatti vediamo 10 gennaio. Ecco, abbiamo visto prima fluttuazioni di densità, proprio questa cosa qui, cioè che la densità non era la stessa da tutte le parti. E quindi la materia ha iniziato ad aggregarsi sotto la forza di gravità. Ne parleremo meglio più avanti, ma la forza di gravità è una forza che apparentemente nella vita reale è molto debole, perché noi non abbiamo mai visto un oggetto avvicinarsi a un altro così nella vita reale per la forza di gravità. L'unica cosa che vediamo è il peso, proprio perché la Terra è grande, altrimenti la forza di gravità è una forza piccola, ma su scala cosmica fa grandi cose. Per esempio crea le stelle, prende tutta la materia che c'è l'intorno, la comprime tutta fino a far accendere le stelle. Fusione nucleare. Allora, ricordatevi quello che vi ho detto prima degli elementi, perché qui vediamo che questa è come una ricetta per fare la fusione nucleare o una bomba idrogeno, però facciamo che facciamo la fusione nucleare, che è meglio. Allora, qui abbiamo la ricetta, ci dice che abbiamo bisogno di due elementi. Uno il deuterio e uno il trizio. Che elementi sono? Ci sono sulla tavola periodica? No. Allora, ricordiamoci cosa vi ho detto prima. Bisogna andare a guardare il numero di elettroni per sapere che elemento è. Qui vediamo che c'è un elettrone, qui vediamo che c'è un elettrone. Quindi idrogeno. Entrambi sono idrogeno. Però ci deve essere qualche differenza. E c'è. Infatti qui abbiamo un neutrone, che è quello giallo. Abbiamo un elettrone, un protone che è quello arancione e un neutrone che è quello giallo. Il neutrone non c'era nell'atomo dell'idrogeno. Qui addirittura ne abbiamo due di neutroni nel nucleo. E quindi che cosa sono questi? Sono isotopi dell'idrogeno. Cioè sono idrogeno con l'unica differenza che ci sono dei neutroni in più nel nucleo. Basta. Che cos'altro ci serve? L'ho fatto con queste due frecce. La forza di gravità che comprime tutto. Che cosa abbiamo come risultato? Abbiamo l'elio, due atomi di idrogeno, due protoni e due neutroni, ma se fate il conto, qui viene fuori che c'è un neutrone in più. E infatti, neutrone libero che va via, esce. E in più, la cosa più importante, l'energia. Abbiamo una grande liberazione di energia. Ok, abbiamo finito gennaio, è già finito. Non è successo più quasi niente di importante o che ci riguardi, poi se vi viene in mente qualcosa si può fare il calcolo e mettercelo, ma andiamo a maggio. Fino a maggio, che ci riguardi a noi direttamente, non è successo niente. Quindi già iniziamo a capire che iniziamo a essere un po' avanti noi nella posizione del calendario. Che cosa è successo il primo di maggio? Nasceva la Via Lattea. Ora, io ho messo come data il primo di maggio, che è una data un po' simbolica, perché la data di formazione è tra i 6,5 e i 10 miliardi di anni fa, quindi il gap di incertezza è molto lungo, anche perché non è che in un giorno si forma una galassia, è un processo che è difficile dire quando inizia e quando finisce, perché comunque le galassie piano piano raccolgono tutto il materiale che hanno, iniziano a roteare e continuano a raccogliere materiale, quindi è difficile proprio dargli una data d'inizio. Comunque, più o meno, diciamo che siamo al primo di maggio, quasi a metà anno. Eccolo l'immagine della Via Lattea. Chiaramente è un'immagine costruita, disegnata, non è un'immagine vera, perché noi ci siamo dentro, quindi sarebbe un po' difficile fare la foto da di fuori. Non ci siamo ancora arrivati fuori dalla Via Lattea, per niente proprio. Però è comunque possibile vedere la Via Lattea nel cielo. Come mai? Perché comunque noi siamo in periferia in realtà, siamo qui, dove vedete quel puntino? Siamo sul braccio di Orione, che è qui.
vedete che siamo, non siamo proprio nel centro, ma siamo un po' distanziati. E questo ci permette di vedere la Via Lattea nel nostro cielo. Questa è una foto che abbiamo fatto sul Monte Fumaiolo quando siamo andati quest'estate, che lì si vedeva molto bene anche a occhio nudo. E si vede tutta questa parte più scura, che sono delle polveri che, diciamo, non fanno passare la luce che c'è dietro, quindi noi riusciamo a vedere che c'è qualcosa lì nel mezzo che ci para la vista di quello che viene dietro. Come si è formata la Via Lattea? Ci sono queste stelle che ho fatto di vari colori, perché sono stelle che possono provenire anche da nebulose diverse, possono essere stelle vecchie, stelle giovani, tutte insieme, che piano piano si sono incontrate, hanno iniziato a roteare tutto intorno a un centro. E cosa c'è nel centro? Buco nero, si suppone un buco nero. Si è quasi convinti di questa cosa. Si suppone che nel centro della Via Lattea ci sia un buco nero chiamato Sagittarius A. Ma voi l'avete visto un buco nero? No, perché è nero. Chiaramente bisogna fare degli esperimenti indiretti, quindi vedere se c'è una stella qui che orbita intorno al niente, chiaramente lì ci deve essere qualcosa, se no è un po' difficile che orbiti intorno a qualcosa che non c'è. Tutta colpa della gravità. Adesso spieghiamo bene che cos'è questa gravità, che tiene unite tutte le cose dell'universo e che le schiaccia piano piano tutte una contro le altre. Abbiamo visto che la galassia si è formata per la forza di gravità, che anche tutto le prime stelle si sono formate grazie alla forza di gravità. Vedremo che il sistema solare, il nostro pianeta, tutto si è formato grazie a questa forza, che, come vi dicevo prima, è una forza in realtà abbastanza debole per gli oggetti nostri quotidiani. Qui ho messo una formula, non vi spaventate, era solo così per metterla e per farvi vedere che, cosa numero uno, la forza dipende dalla massa. Più la massa dei due corpi che si stanno attraendo è grande, più la forza è grande, chiaramente. Quindi se noi prendiamo una bottiglia e un pompelmo, farà fatica la forza di gravità a essere grande, perché la massa è molto piccola. Ma se prendiamo intanto la Terra e noi, la Terra è molto grande e ci attira molto forte. E poi dipende anche dalla distanza tra i due corpi, chiaramente. Se due corpi sono a distanza infinita, la forza è zero. Ma mano a mano che i corpi iniziano a avvicinarsi, la forza inizia ad aumentare. Qui vi ho fatto l'esempio Terra e Luna, ma questa cosa si può fare con qualsiasi coppia di corpi che si sta attraendo. E l'ho fatta perché ho messo questa immagine perché la forza che agisce sulla Terra è la stessa che agisce sulla Luna. Allora adesso vi voglio far pensare a una cosa, che in realtà non è la Luna che gira intorno alla Terra, ma è anche la Terra che gira un po' intorno alla Luna. Pensiamo a una cosa. Prendete una pallina di polistirolo, pensate di avere una pallina di polistirolo grandine per fare i lavoretti dei bambini, e colpitela così. Cosa succede alla pallina? Vola via, è leggera, vola. Prendete una boccia di quelle che si usano al mare per giocare, fate così, aia, e la palla probabilmente non si sposta, o si sposta di pochissimo. Stessa cosa qui. Questa è la pallina di polistirolo, questa è la boccia. La Terra chiaramente è più massiva della Luna. Bene, la forza è la stessa, sempre quella. La Luna si sposta di più, chiaramente, ma un pochino si sposta anche la boccia, magari di un millimetro. E infatti un pochino si sposta anche la Terra, anche se la forza è la stessa. Quindi cosa succede? Che sia la Luna che la Terra orbitano attorno a un puntino che è qui, che è detto centro di massa. Quindi non solo la Luna farà il giro, ma anche la Terra farà un piccolo girettino qui. La stessa cosa vale per magari le stelle binarie, ruotano entrambe attorno a un centro di massa che magari non è proprio nel centro delle due stelle, ma sta dalla parte della stella più massiva. E insomma, stasera avete imparato che cos'è la massa inerziale. Parolone per dire che se io ho due corpi che uno è più pesante dell'altro, se li colpisco alla stessa forza, uno si muove di più e l'altro si muove di meno. Chiaramente su un tavolo, perché se consideriamo la forza di gravità il peso, dopo lì succedono un po' altre cose. No, se pensate di mettere due cose sul tavolo, se io spingo di più,
cioè se io spingo uguale, ma uno un corpo a massa più grande, quello lì si sposterà di meno. Massa inerziale, ok. Torniamo alla nostra galassia. La nostra galassia non è da sola, chiaramente, ma è nel gruppo locale. Tra l'altro qui si trova Andromeda, che è la galassia a noi più vicina, che probabilmente si scontrerà con noi in un futuro prossimo, ma insomma non tanto prossimo, e chissà cosa succederà, probabilmente non ci saremo noi più come razza umana, noi non ci siamo di sicuro. Chissà cosa vedranno. Bene, finito anche maggio. Arriviamo un po' in ritardo noi nella scala cosmica. Andiamo a settembre. L'estate non è successo niente. L'estate ci siamo riposati, l'universo si è riposato. Settembre, cosa succede che ci riguarda? Il 5 di settembre, cioè 4,5 miliardi di anni fa, nasce il sistema solare. Qui la gravità ricomincia a lavorare dopo aver preso una pausa e fa il sistema solare, inizia a fare il sistema solare. Come abbiamo detto, non è qualcosa che tac, subito va, nasce il sistema solare. Piano piano la nube inizia a girare tutto attorno a una stella che magari si è iniziata ad accendere, iniziano a formarsi i pianeti e piano piano si forma il sistema. Come facciamo a sapere che l'universo, che il sistema solare è nato in quegli anni lì? Studiando i meteoriti. I meteoriti sono dei corpi che viaggiano un po' vagabondi nel sistema solare e hanno all'incirca la stessa età proprio di quando è nato il sistema solare, perché si sono formati con lui e sono stati un po' i cavoli loro fino al momento in cui hanno deciso di cadere sulla Terra. In quel momento noi arriviamo e li studiamo, ma fino a quel momento non gli era successo niente, in parte scontri magari con altri. E quindi per questo che i meteoriti sono molto importanti. Questi due signori, uno si chiama Kant, filosofo, l'altro Laplace, se non è la corretta pronuncia mi scuserà il signore qui, perché era francese, ma io non so il francese, e hanno avuto un'idea, hanno avuto la stessa idea su come si poteva essere formato il sistema solare, ma indipendentemente l'uno dall'altro, e nello stesso periodo. Più o meno circa la metà del 1700. Entrambi hanno pensato che il sistema solare potesse essersi formato da una nebulosa e ci avevano visto giusto, perché infatti ancora noi adesso siamo convinti che ciò sia vero, anzi non solo per il nostro sistema solare, ma abbiamo allargato anche agli altri sistemi che vediamo sparsi nella nostra galassia e nell'universo. E in cosa consiste questa teoria? Allora, c'era questa nebulosa bella lì, tranquilla, gas sparsi, soprattutto di idrogeno, qualcosa di elio, ha ricevuto un'onda, una vibrazione, forse da una supernova che era esplosa lì vicino. Sapete che alla fine della loro vita le stelle esplodono in una cosa spettacolare, formando tra l'altro tutti gli altri elementi della tavola periodica. Ecco, può essere successo che questa esplosione, comunque qualcosa, abbia turbato l'equilibrio di questa nebulosa. E qui ci si è iniziato a essere quello che abbiamo visto prima, cioè un collasso gravitazionale. La gravità ha iniziato a fare il suo lavoro e a comprimere tutto quello che c'era dentro. Ecco, è iniziato a comprimersi, perché l'universo, le stelle nascono da questo, da compressione in piccoli spazi di grandi masse. E piano piano si è accesa una stella lì dentro, ma nella stella non c'era entrato tutto il materiale che c'era. Ma attorno alla stella si era formato questo anello, che poi pian piano è diventato qualche anello, e poi pian piano si sono iniziati a formare i vari pianeti. Ecco qua, 14 settembre si forma la nostra Terra. Oh, finalmente la nostra Terra si forma. Non è che sia proprio come adesso, però diciamo che c'era. Era incandescente, data dal fatto che c'erano tantissimi impatti tra corpi, anche la Terra si è formata per accrescimento, quindi tantissimi corpi si sono andati a schiantare contro la Terra e tutte le volte sollevavano materiale e soprattutto creavano una grande crescita di temperatura. Quindi
il tutto era abbastanza fluido, non era ancora proprio solida la Terra. Ecco, vediamo questa ipotesi dell'accrescimento, la formazione dei pianeti per accrescimento. Qui abbiamo dei, possono essere asteroidi, meteoriti, componenti comunque di quell'anello che abbiamo visto prima attorno al Sole. Quelli più grandi e più vicini iniziano ad attirarsi per la forza di gravità e si uniscono. A quel punto inizia a essere più grande la forza di gravità che attira gli altri e anche questi piano piano si vanno a unire. Più questo pezzo diventa grande, più è grande la forza di gravità che esercita e quindi inizia ad attirare anche altri pezzettini più piccoli o grandi. E quindi pian piano questa cosa si accresce sempre di più fino a formare un pianeta o un satellite. Ecco, vediamo la composizione interna della Terra, molto stilizzata. All'interno abbiamo gli elementi più pesanti, mentre all'esterno abbiamo gli elementi più leggeri. Ha senso, perché se noi pensiamo all'ipotesi dell'accrescimento, le cose che sono più pesanti andranno a sprofondare fino a che sono in mezzo, mentre le cose più leggere rimarranno sull'esterno. Ed è esattamente quello che è successo. Infatti noi ci ritroviamo un nucleo principalmente di ferro, che è molto pesante, mentre invece sulla crosta abbiamo degli elementi più leggeri. Però c'è qualcosa che fino adesso non è mica comparso. L'acqua. Da dove viene quest'acqua? Anche questa grande domanda. Abbiamo visto stasera che di domande ne abbiamo tirate su tantissime, di risposte un po' di meno, ma ci proviamo. E sappiamo che l'acqua è fondamentale per la vita, per le piante, banalmente, le piante sono stati tra i primi esseri viventi a nascere avevano bisogno dell'acqua. I pesci, le farfalle, tutti gli esseri viventi, noi abbiamo bisogno dell'acqua, tutti hanno bisogno dell'acqua. Ma appunto non abbiamo la certezza di come l'acqua si sia formata o sia arrivata sulla Terra. Ecco, questa doppia possibilità già inizia a farsi strada. E infatti abbiamo due ipotesi principali. Uno, condensazione di idrogeno e ossigeno. Noi sappiamo che l'acqua è formata da un atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno. Bene, questi elementi potevano trovarsi nella nube primordiale, magari perché si erano formati nel cuore di un'altra stella che poi è deceduta, e con le giuste condizioni questi atomi potrebbero essersi uniti, aver formato l'acqua e poi essere caduti sulla Terra e aver formato tutti quei mari e oceani che vediamo. Oppure, ipotesi numero due, l'acqua non si è formata qui, ma era sulle comete. Le comete hanno uno strato di ghiaccio esterno, passando vicino al calore del sole il ghiaccio si scioglie e magari hanno sparso un po' di quest'acqua che si è sciolta sulla Terra, creando i mari. Chiaramente questa ipotesi alla fine sposta il problema da un'altra parte, perché come ha fatto l'acqua a trovarsi sulle comete? Però, insomma, ci sono queste due ipotesi che non è detto che siano una sbagliata e una giusta, magari è una combinazione di tutte e due. Probabilmente. Finito anche settembre. È nata la Terra, basta. Cosa è successo il 2 di ottobre? È nata la vita. Oh, finalmente è nata la vita. 3,7 miliardi di anni fa. 2 ottobre, diciamo che siamo già, iniziamo a essere verso la fine del calendario. Comunque ancora quasi a metà, però verso la fine. Qual è la prima forma di vita che noi abbiamo trovato? Sono questi microfossili. Sono stati trovati nella baia di Hudson, in Canada, e sono dei batteri che vivevano negli oceani, ecco, per questo fondamentale anche l'acqua, la vita è nata nell'acqua, e mangiavano ferro, buono, e infatti erano rossi, come la ruggine. Allora, questa è una sezione dei filamenti che sono stati trovati di questi batteri, uno dietro l'altro, così come vedete nella foto. Se noi li prendiamo e li tagliamo qui, questa è la sezione dei filamenti fossili, questa è la sezione di un capello. Erano molto molto piccoli, ma sono stati i fossili più antichi che al momento sono stati ritrovati. Al momento, chiaramente potrebbero trovarsene altri, però al momento questo è quello di più antico che abbiamo trovato. Finito anche ottobre, basta. Per tutto ottobre ci sono stati questi bellissimi microcapelli
nell'oceano che sguazzavano. Basta. Nient'altro. Scusate, novembre. 12 di novembre, quindi neanche i primi di novembre, iniziamo già a essere verso la metà di novembre, nascono finalmente e si diffondono le piante, importantissime perché effettuano la fotosintesi. La fotosintesi prende l'anidride carbonica, la processa e poi fa uscire come scarto per loro, ma molto importante per noi, l'ossigeno. L'ossigeno non ce n'era tanto prima dell'avvento delle piante e infatti loro non usavano l'ossigeno per vivere. Il 15 novembre invece nascono gli eucarioti, che sono delle cellule come quelle che abbiamo noi, più o meno, ma finalmente rispetto a quelle precedenti hanno un nucleo diviso da tutto il resto, al cui interno è compresso tutto insieme il DNA. Questa cosa è una cosa molto importante nell'evoluzione della vita, che appunto porterà alle nostre cellule, che si sono complicate sempre di più, dalle forme di vita più semplici a quelle più complesse. Questo passaggio della divisione, prima il DNA era sparso all'interno della cellula, adesso invece è dentro un nucleo. Basta, è finito anche novembre. C'è stato più niente. Ci sono state le piante, diffusione delle piante, quindi già iniziamo a vedere un pianeta un po' più verdeggiante e magari anche con un po' di acqua, quindi più simile a quello attuale, però vita animale quasi zero, a parte quelle monocellulari che abbiamo visto. Arriviamo a dicembre, qualcosa qui troveremo, alla fine, stiamo arrivando quasi alla fine. Come vi ho detto prima, l'1 dicembre iniziava a crescere l'ossigeno nell'atmosfera, importantissimo per la nostra vita e per quella di tutti gli altri eucarioti, vertebrati, tutti gli altri tipi che non siano quelli microscopici che abbiamo visto prima. Ecco, altra cosa importante che si è venuta a formare con l'ossigeno, oltre all'ossigeno respirabile, la barriera di ozono, che ha permesso di schermare i raggi UV dannosi del sole e di non farli arrivare a terra, perché questi raggi comunque, arrivando a terra, colpendo le forme di vita che magari potevano esistere, le avevano danneggiate, provocando mutazioni genetiche e comunque causandone l'estinzione. Quindi anche prima magari qualcosa era nato, ma era morto, perché senza questa barriera di ozono abbiamo dei problemi a sopravvivere. La radiazione del sole è vitale, importantissima, ma crea anche dei danni. Quindi per fortuna l'ozono O3, quindi ossigeno 3, si è formata questa barriera e ci ha protetto a noi e a tutte le altre forme di vita che si sono create. 17 dicembre si diffondono gli invertebrati. 17 dicembre siamo un pezzo avanti, Quindi lumache, insomma, tutti gli esempi che vedete qui. All'inizio sempre nel mare, e qui l'oceano gioca una parte importantissima, e poi sviluppandosi anche sulla terraferma. 19 dicembre appaiono i pesci e i vertebrati. Già qui i vertebrati iniziamo a avvicinarsi a noi. Ma c'è un problema. Il 24 dicembre, vigilia di Natale, nascono i dinosauri. Iniziano a diffondersi queste grandissime forme di vita enormi che colonizzano il pianeta, è tutto loro, e l'evoluzione sembra un po' fermarsi con loro. Nel senso che sono nati loro, loro hanno colonizzato il pianeta, basta. Perché la vita si è sviluppata e soprattutto si è mantenuta sulla Terra? Prima di tutto, la Terra si trova in un posto fortunato, al posto giusto al momento giusto. Perché abbiamo il Sole, che è una stella di media grandezza e quindi abbastanza stabile. Non è che un giorno dà tanta energia, il giorno dopo magari quasi si spegne, poi il giorno dopo di nuovo dà tanta energia, è una cosa regolare. Quindi per la Terra, comunque per la formazione di vita, è importante questo equilibrio. E poi la Terra si trova in un punto in cui c'è una fascia, che è questa qui che ho disegnato in azzurro, che rende possibile la presenza di acqua liquida. Qui non è che ho dimenticato un pianeta, erano solo esempi, qui ce ne sarebbe un altro nel mezzo.
Ma per farvi un esempio, questo che potrebbe essere considerato il pianeta Mercurio è troppo vicino alla stella per avere acqua liquida, perché evapora tutta, è troppo vicino e quindi non ha acqua. Qua invece l'acqua ghiaccia, oppure in qualche modo si trova a dover evaporare anche qui. Comunque questa è l'unica fascia in cui la Terra, in cui un pianeta che si trova qui può avere l'acqua liquida, e questo è fondamentale, abbiamo già visto questo. Infatti anche nell'andare a cercare dei pianeti al di fuori del sistema solare, noi li cerchiamo nella fascia cosiddetta abitabile, questa, dove c'è l'acqua liquida, perché magari ci sono dei pianeti che in qualche maniera hanno una vita diversa dalla nostra, che si è formata lo stesso, però noi cerchiamo una vita simile alla nostra e quindi la cerchiamo dove c'è l'acqua. Altro problema: se la Terra fosse stata leggermente più piccola, noi qui abbiamo una Terra che ha una massa abbastanza grande da riuscire a trattenere un'atmosfera abbastanza densa, non troppo densa, densa al giusto. Se fosse stata più piccola, l'atmosfera se ne andava via tutta e non rimaneva niente. E quindi senza atmosfera non avremmo potuto respirare, e soprattutto, per esempio, l'atmosfera ci protegge anche dai meteoriti. Quelle che noi vediamo come stelle cadenti sono meteoriti che bruciano nell'atmosfera, e se non avessimo l'atmosfera quelli arriverebbero tutti giù. Ok, che sono meteoriti piccoli, però l'importanza della Luna, ne abbiamo parlato anche prima della Luna, ma l'importanza della Luna è fortemente vitale, perché con la Luna l'asse di rotazione terrestre si sposta tra 24,5 e 22,5, e noi siamo in questo momento a 23,5, quindi a metà. Comunque la Terra oscilla di poco sul suo asse, questo vuol dire che anche il clima è più o meno bilanciato, non si hanno mai grandi cambiamenti. Se non ci fosse la Luna, l'asse di rotazione terrestre potrebbe oscillare tra... aiuto, qui non si vede. Se magari va via. Ecco. Tra 85 gradi e 0 gradi. E noi adesso siamo a 23,5, quindi capite, se la Terra iniziasse a oscillare così, il polo che è qua, piano piano diventerebbe questo. Quindi noi qui ci ritroveremo a avere temperature polari, e poi magari dopo il polo andrebbe a finire di qua e da noi verrebbe l'equatore e ci troveremo a avere un caldo assurdo, quindi la vita lì faticherebbe a crearsi. Io adesso non va più via questo. Ecco, altra cosa importante, Giove. Ancora non avevamo parlato questa sera, ma Giove è il pianeta più grande del Sistema Solare. Anzi, è quasi una stella mancata, l'hanno definita, perché se avesse avuto un pochino di massa in più si sarebbe acceso e noi avremmo visto due soli dalla Terra, che sarebbe stato un problema perché sarebbe stato un pochino troppo caldo. Però, per fortuna, Giove non si è acceso, ma ha comunque una massa molto grande, qui lo vedete raffrontato alla Terra, e i meteoriti che arrivano, gli asteroidi che arrivano vicino alla Terra e che potrebbero trasformarsi in meteoriti, quindi cadere sulla Terra. Vediamo dopo dove aver fatto un disegnino, ecco, infatti. Qui c'è il nostro asteroide cattivo che sta andando di qua e potrebbe avvicinarsi alla Terra. Giove che cosa fa? Lo tira verso di sé, perché ha una massa molto più grande e quindi la forza di gravità che esercita è molto maggiore. Come vedete, la forza di gravità compie un lavoro costante. E questo è il lavoro che fa Giove, ci protegge un po', ci fa da scudo. Adesso succede una cosa catastrofica. 28 dicembre, cade un meteorite sulla Terra, grossissimo, Giove questa volta non aiuta, non è abbastanza. Cade questo meteorite gigantesco e cosa succede? Si estinguono i dinosauri. 28 dicembre, quindi siamo proprio... ma non è che scompaiono solo i dinosauri, quello è il problema, scompaiono il 75% delle specie, cioè quasi tutto, rimangono solo le specie di animali, quelli più piccoli, magari rimangono i topi, magari rimangono gli insetti, ma tutte le forme di vita più magari sviluppate si sono estinte. E quindi abbiamo dovuto ricominciare quasi tutto da capo.
Ma per fortuna, ma mi viene da dire, perché sennò ci sarebbero stati loro e non ci saremmo stati noi a questo punto, forse. E iniziamo a essere abbastanza sicuri di questo meteorite che ha colpito la Terra, perché a parte che gli dinosauri non ci sono più, quindi qualcosa deve essere successo, abbiamo trovato un buco molto grosso, che è praticamente qui... l'ipotesi dell'impatto di Luis Alvarez. Questo studioso si è accorto che qui nel Golfo del Messico c'era un buco che è stato rilevato con delle rilevazioni satellitari dell'altitudine, diciamo, di diametro di 12 km, che è abbastanza, e un'esplosione di un meteorite che ha formato questo cratere sarebbe stata pari a 190.000 miliardi di tonnellate di TNT. Quindi sì, potrebbe essere stato quello il meteorite che ha fatto estinguere i dinosauri. Tra l'altro qui è stato trovato dell'iridio. L'iridio è un materiale che qui sulla crosta terrestre non c'è praticamente per niente, mentre invece nei meteoriti e negli asteroidi è molto presente. Quindi questo fa supporre che qualcosa sia arrivato qui, si sia sfracellato e abbia fatto un grande buco per terra. Tra l'altro questo ha causato grandi cambiamenti nel clima, quindi a parte l'onda d'urto iniziale c'è stato anche un cambiamento climatico che quindi ha fatto morire anche dinosauri che magari stavano dall'altra parte della Terra. Ci iniziamo a avvicinare a noi perché, come abbiamo detto, l'evoluzione ha ricominciato non da capo, perché comunque la vita un pochino si è conservata, ma insomma ha ricominciato da un po' più indietro di prima. E stavolta ha privilegiato un altro tipo di animale, che sono i primati. 31 dicembre, ore 22:30, nasce l'uomo. Questo uomo, cioè, noi ancora manca un po'. 22:30 siamo già, quindi abbastanza... 31 dicembre, ore 23:59:50, nasce la scrittura e quindi inizia la storia, 5.500 anni fa. Non esistiamo da molto tempo per quanto riguarda l'universo, anzi, da abbastanza poco. Ci siamo fino a questo punto, abbiamo capito quanto siamo piccoli, sì, giovani e abbastanza piccoli per quanto riguarda le scale dell'universo. Bene, adesso guardiamo un video. Quindi chiedo alla regia di... Devo leggere, però ci leggo. Forse ci leggo. C'ho due cose interessanti. Ah, spero che l'audio sia messo a posto. Matteo? Speriamo. Non so. Avete fatto voi la prova tecnica, io non ero presente. Ok. Se non mi sentite, vabbè, non è niente di importante. Voi guardate il video. In questi ultimi momenti vedremo cosa l'essere umano è riuscito a realizzare in quello che nella nostra scala sarebbe un solo secondo. Anzi, ancora meno. Questi che sentite sono tanti secondi. Noi ne vedremo solamente uno. Ovviamente è una piccola parte del progresso umano. E mi sono limitata a mostrarvi una delle vicende che ha implicato un grande sforzo di collaborazione per raggiungere un sogno comune. Sto parlando della conquista del cielo e dello spazio. Vedremo alcuni dei passi fondamentali, dal primo aereo dei fratelli Wright alle più recenti conquiste su Marte. In tutto questo, i successi si alternano a sconfitte, altrimenti sarebbe troppo facile. Queste però non hanno scoraggiato la perseveranza degli uomini a conseguire il proprio obiettivo. Buona visione e ricordatevi che tutto ciò che vedrete l'abbiamo fatto in meno di un secondo. Pensate cosa potremmo realizzare in un minuto.
fatto che parte ci vuole, no? Bene, se ci sono domande di qualsiasi tipo, grazie, se sapete davvero rispondere. Intanto grandissimi complimenti, sì. Io rimango sempre a bocca aperta, sbalordito dalla semplicità anche con la quale Gaia riesce a parlare e raccontare queste cose, quindi complimenti davvero. Poi per un insegnante come me, come dire, vedere poi che comunque ancora la nostra scuola funziona in qualche modo, perché se ci sono studenti che hanno così la voglia, la passione di raccontare anche quelle che sono le proprie inclinazioni, secondo me è una cosa spettacolare, quindi grazie davvero.